Avete sentito? Funziona! Ha funzionato, funzionato, funzionato! Ebbene sì signori, questo prodotto lo aspetto da 2 anni e mezzo. Hanno raccolto 5 milioni di euro su Kickstarter, progettato da... per testare, provare, penetrare in qualsiasi pertugio elettronico che c'è nel mondo. È veramente fantastico. Insomma, che cosa abbiamo per le mani? Si chiama Flipper Zero, è prodotto da questi ragazzi che vengono appunto dalla Russia. Hanno riunito un team veramente pazzesco di specialisti. Sono riusciti a portare alla luce qualcosa che assolutamente mancava sul mercato fatto in questo modo. In più c'è il valore gigantesco aggiunto della community. Innanzitutto in confezione, piccolo spoiler, l'ho già aperto, l'ho già configurato, ho già installato un firmware proprietario, ho installato un sacco di roba all'interno, l'ho già testato, oggi vi porto in giro con me a scoprire che cosa può fare. Insomma, cavo di caricamento perché si carica via USB-C, un piccolo manuale di istruzioni, un piccolo adesivo che serve ovviamente per divertirci, ma soprattutto il prodotto vero e proprio. Ecco qui il Flipper Zero in tutto il suo splendore. Come vedete ci sono tante chicche nascoste che adesso vado ad illustrarvi, ma soprattutto sappiate che ho portato a casa anche una devboard Wi-Fi che serve ad aggiungere alcune componenti Wi-Fi al prodotto, che altrimenti non ha un'antenna Wi-Fi ma ha tantissime altre cose contenute all'interno. E poi, ovviamente non per importanza, una piccola scocca realizzata in gomma morbida che serve ovviamente a proteggerlo quando lo si porta in giro. Piccola menzione al progetto in sé su Kickstarter, perché hanno veramente fatto il delirio, nel senso che hanno gestito la campagna Kickstarter in maniera impeccabile. Vabbè, 5 milioni di euro non li raccolgono certo tutti su Kickstarter, è stata veramente pazzesca, 4 milioni e 8 in realtà, più le vendite ovviamente fatte dopo, ma soprattutto ci hanno tenuti aggiornati per tutti questi 2 anni per ogni singolo dettaglio, per ogni singolo problema che hanno avuto ovviamente durante lo sviluppo, e ce ne sono stati tantissimi. È stato super affascinante seguire le problematiche di iniezione della plastica che non reggeva in alcune situazioni, tutti i test fatti sulla struttura del pulsante che serve per non rovinarsi quando viene premuto, insomma una tonnellata di problemi risolti man mano e portati finalmente alla luce. La parte bella è che loro lo hanno titolato il Tamagotchi per hacker. Sapete cos'è un Tamagotchi? Se avete la mia età circa sapete esattamente di che cosa si parla. Infatti vedete che già nella schermata principale notiamo che c'è questo simpatico delfino che è un po' la mascotte di tutto questo piccolo oggetto, perché sì, ha anche una componente ludica se vogliamo, ma in realtà è anche un prodotto dalla grandissima serietà. Allora, figata numero uno, è retroilluminato e ha uno schermo diciamo a matrice di pixel, veramente fantastico perché dura tantissimo, la batteria può durare settimane di seguito, praticamente potete non spegnerlo mai. La vera figata però è quello che c'è contenuto all'interno. Nello specifico abbiamo tantissime antenne e tantissime possibilità per relazionarci con il mondo esterno. Vi ricordo, questo non serve a buttare giù i sistemi informatici o a diciamo hackerare davvero il mondo, serve a fare dei test di sicurezza e di penetrazione, quindi metto le mani avanti, non serve ad aprire i cancelli delle altre persone o ad aprire le cassaforti, serve solo per fare dei test su proprie proprietà private per capire se siamo passabili di un qualche tipo di attacco. Andiamo a scorrere quali sono tutte le possibilità, partendo da quella che secondo me è la più affascinante, GPIO. Sono questi piccoli pin che sono posizionati nella parte superiore, che sono dei pin logici che servono per connettere ovviamente dei cavi come quelli che vedete qui e andare a fare del vero e proprio hardware hacking. Possiamo attaccarci a qualsiasi tipo di dispositivo e andare in qualche modo a dare dei segnali, andare a controllare delle schede, andare a iniettare del segnale all'interno di qualsiasi elemento. Qual è la parte bella? Che non è un computer, qualsiasi computer può farlo, qualsiasi Arduino, è super compatto, ha un firmware che permette di installare dei payload all'interno e di andarli ad iniettare dove dobbiamo andare a lavorare. Nello specifico vi faccio vedere un esempio pratico. Un esempio pratico che vi lascerà abbastanza di stucco. Qui alla mia destra vedete abbiamo una Master Lock di Sentry Safe. È una cassa forte, super robusta, elettronica, come potete vedere. Aperta. Chiusa. Quindi non possiamo aprirla in nessun modo. Vi faccio però vedere l'occorrente per aprirla senza bisogno di sapere il pin. Il nostro magico Flipper Zero, un apposito payload che abbiamo già installato, una coppia di cavi per andare appunto a iniettare il segnale e poi un kinetic driver. Come si fa a farlo? Beh, bisogna accedere all'elettronica della scheda contenuta dietro questo tastierino numerico. Per farlo, qui sotto c'è una piccolissima vite, quindi è molto semplice. Ok, ecco qui l'elettronica completamente scoperta. Si inseriscono i cavi negli appositi pin, si inseriscono poi all'interno del circuito. Cassaforte tuttora chiusa. Tengo verso l'alto la maniglia. Avete sentito? Cassaforte aperta! Che figata!
Che figata, pazzesco! Riuscite vagamente ad immaginare i problemi di sicurezza che ha e che permette di scovare un oggetto del genere? Non è l'unico modo, ma sicuramente è master affascinante. Ma che cosa sta proteggendo effettivamente questa cassaforte? Beh, qualcosa di assolutamente inusuale. Niente gioielli, niente contanti, bensì solamente le mie cripto. Per quello che ne sapete voi, qui dentro potrebbero esserci milioni se non miliardi di euro. Se non sapete assolutamente di che cosa sto parlando e vi sembra arabo, beh ragazzi, ho la soluzione per voi. Sto parlando di Young Platform Academy, ma anche in generale proprio di Young Platform. Ragazzi, il primo passo da fare in questo momento per entrare nel mondo delle cripto è studiare, imparare e capire. E secondo me è fondamentale passare da qualcosa messo in piedi apposta per questo, come appunto Young Academy. All'interno potete trovare infinite risorse per comprendere quello di cui vi sto parlando, per capire come funzionano le cripto, cos'è la blockchain e infiniti altri temi. Una volta finito tutta la parte di apprendimento, potete mettere le mani in pasta sul serio sfruttando l'exchange di Young Platform. Young quindi è il principale ecosistema italiano che vi accompagna passo passo in piena consapevolezza con soluzioni adatte a tutti per comprare e vendere cripto in totale sicurezza. Inoltre, se volete testare con mano, avete la possibilità di registrarvi gratuitamente e avere 25 euro bonus tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Oltre a questo, i pin che sono posizionati nella parte superiore permettono di installare una serie anche di ulteriori plugin che possono essere o sviluppati dalla community oppure sviluppati da Flipper Zero stessa. Nello specifico, questo Flipper Zero non ha un'antenna Wi-Fi, quindi avere la possibilità di installare questa scheda che serve effettivamente a quello è, insomma, la piccola svolta che porta. Ecco qua. Poi possiamo stamparci un case in 3D, possiamo fare quello che vogliamo. In questo momento abbiamo aggiunto, io ci ho già installato il firmware anche su questa scheda Wi-Fi, ovviamente abbiamo aggiunto un'antenna Wi-Fi a tutti gli effetti, possiamo amplificarla, possiamo aggiungere quello che vogliamo. A che cosa serve avere un'antenna Wi-Fi? Beh, per fare dei test di sicurezza anche sulle reti Wi-Fi. Nello specifico, se andiamo nei plugin, vedete, qui ho installato un Wi-Fi Marauder, eccolo qui. Questo cosa ci permette di fare? Di andare a scansionare tutti i Wi-Fi che abbiamo attorno a noi e decidere di fare un qualche tipo di attacco, un qualche tipo di test. Vi faccio dare un'occhiata. Allora, per esempio, inizializzare lo sniffing. In questo momento sta annusando l'area circostante, tra virgolette, ovviamente digitalmente, e sta andando a capire quali sono le reti Wi-Fi che sono effettivamente presenti. Vedete, qui le sta elencando tutte. Una volta scoperte tutte le reti Wi-Fi, possiamo targetizzarne una nello specifico e possiamo andare effettivamente a disconnettere tutti dispositivi che sono collegati, andare a rallentare fortissimo il segnale Wi-Fi overloadandolo di pacchetti o addirittura divertirci con delle cose tipo questo, il recrolling classico. Vedete, le reti Wi-Fi vengono completamente oscurate dal fatto che c'è l'intera canzone, quella famosa di appunto... La parte bella e la parte utile in realtà è la parte di deautenticazione. Noi possiamo deautenticare qualsiasi dispositivo connesso a una rete Wi-Fi, generare tramite questa scheda un'altra rete Wi-Fi che va a duplicare il nome della rete iniziale. Le persone magari si connetteranno di nuovo nel tentativo di riattaccarsi ad internet al nostro piccolo dispositivo e a quel punto possiamo iniettare pacchetti malevoli e fare qualsiasi cosa in nostro possesso, perché siamo riusciti a farlo attaccare al nostro dispositivo in maniera ovviamente malevola. Tutto questo, vi ripeto, per fini di studio, non serve veramente a suggerirvi come fare, anche perché non vi sto dando nessuna indicazione specifica, però insomma è veramente molto potente e tutto può essere fatto appunto con questa semplice aggiunta. Andando avanti nei menu scopriamo che ha un'antenna sub gigahertz, ci permette qui, posizionata nella parte frontale, di andare a scansionare l'ambiente circostante, andare a caccia di un certo range di frequenze che è tipicamente quello dei telecomandi delle auto, telecomandi dei cancelli, telecomandi dei garage, delle sbarre elettroniche, qualsiasi cosa. Nello specifico vi faccio dare un'occhiata di come funziona e poi lo mettiamo al test, perché è veramente pazzesca la sua potenzialità. Allora, innanzitutto abbiamo un frequency analyzer, vedete, qui mi dice, se premo il telecomando qua del cancello, qual è la frequenza esatta che sta andando a leggere. A quel punto possiamo fare una lettura raw, vedete che ci sono questi picchi quando vado a premere, possiamo a quel punto decidere di salvare le frequenze del telecomando per andarle ad utilizzare dopo. Questo può servire, sì certo, con il telecomando a un mezzo millimetro, ma anche messi di fianco ad un cancello con una persona che apre, sniffiamo il segnale e a quel punto possiamo aprire il cancello a nostra volontà, insomma. Quando andiamo a utilizzare la semplice lettura, lui addirittura riconosce il tipo di cancello, il tipo di segnale che viene mandato. In questo caso, vedete, è un Kame 55B. Non ci interessa al momento salvare nulla, perché tanto abbiamo altre cose da fare. Dopodiché, vedete, abbiamo la possibilità di salvare una serie infinita di letture fatte anche da altri. Nello specifico esempio vi faccio vedere alcune chicche che ci sono installate, che ho installato io in realtà per divertirsi. Allora, innanzitutto ci sono una tonnellata infinita di cancelli.
Come vedete, Liftmaster, RodeArm, Debrugin, la parte più bella in assoluto però è che noi possiamo utilizzare Python per andare a programmare degli script che in qualche modo vadano a brute forzare le frequenze di questi cancelli. Nello specifico vanno a testarle tutte da 0 a 100, diciamo quello che è il range delle frequenze possibili, almeno una con qualsiasi cancello funzionerà. 5-6 minuti davanti al cancello a spammare il comando e a quel punto si apre veramente qualsiasi cosa. Questa roba vi dovrebbe far pensare quanto è facile in realtà penetrare all'interno dei vostri cancelli. E attenzione, non è che se il vostro cancello è con il rolling code è al sicuro, perché c'è la possibilità di craccare anche quel sistema, ma insomma non andiamo troppo nel dettaglio. Nello specifico, vedete, esiste il Kame Brute Force. Qual situazione migliore allora per metterlo alla prova, questo Kame Brute Force? Nello specifico abbiamo qui il nostro Flipper Zero e ora lo mettiamo alla prova con il mio cancello, quello dello studio, quindi una mia proprietà, e sto facendo un test di sicurezza. Quello del cancello, come vedete, ben chiuso, non ho altro in mano. Sub gigahertz, andiamo su salvati, garage, eccoci qua, e send. Come vedete, lui anche da questa distanza in teoria dovrebbe funzionare. Comincia a mandare il segnale randomico in modo da prima o poi beccare la combinazione giusta di frequenza per andarla ad aprire. Ora non ci resta che aspettare. Naturalmente, per ciclare tutti i codici possibili ci metterà 5-6 minuti, non ha un hardware potentissimo, un processore potentissimo, per cui ci vuole sempre un po' di tempo, però insomma intanto noi abbiamo tempo. Sì, non ho voglia di aspettare troppo e quindi lo lascio qui, intanto voi guardatevelo. Funzionato, ci ha messo anche pochissimo in realtà. Ci sono passati 3 minuti e mezzo. Signori, possiamo anche stopparlo. Che figata, che figata. Oh, non c'è nessun altro, eh. Cioè, non posso averlo aperto in nessun modo. Strepitoso, che roba da matti questa. Figo, veramente figo e anche abbastanza pericoloso se ci pensate. In 3-4 minuti avete quasi qualsiasi cosa. Sulla stessa linea abbiamo anche il brute force per i cancelli di tipo Nice e per i cancelli a 8-bit. Insomma, possiamo aprire veramente quasi qualsiasi cosa. Molto interessante che ci sia qualcuno che ha capito che ci sono anche altri dispositivi nel mondo che utilizzano, diciamo, queste frequenze. Però signori, come vedete, ci sono 2 Tesla ai miei fianchi. Siamo a Rotterdam, dove in effetti è veramente strapieno, e andiamo a testare questa cosa che ovviamente è un po' stupida, però ci sono tutti i codici sub gigahertz che permettono di aprire lo sportellino di ricarica delle Tesla, che funziona di solito con il telecomando di attivazione. È standard, quindi le puoi aprire potenzialmente tutte a seconda dello stato in cui ti trovi. Eccolo, Andando avanti abbiamo la possibilità di utilizzare gli infrarossi, perché qui sulla parte frontale, vedete, c'è questa piccola porta di infrarosso classica che serve a comandare qualsiasi dispositivo che usi gli infrarossi, televisori, ventole, cioè ventole, ventilatori. Insomma, qui abbiamo la possibilità di utilizzare un remote universale. Questo qui funziona praticamente con tutti, anche qui ha memorizzato all'interno praticamente tutte le frequenze possibili per i televisori, quindi basta premere e rimanere in attesa finché non becca quella giusta per quello specifico televisore e possiamo andare a divertirci in qualche modo. Nello specifico però è ancora più comodo avere la possibilità di tirar giù delle librerie fatte sempre dalla community. Questa è la parte più bella, c'è tutto un Discord dove la gente scambia informazioni, e andarle a tirare fuori di qualsiasi cosa, amplificatori, ricevitori audio, telecamere varie, insomma c'è veramente qualsiasi cosa, lettori Blu-ray, possiamo comandare ogni cosa in nostro possesso. Addirittura sono riuscito a trovare le frequenze del Dyson, che anch'io utilizzo qui. Naturalmente abbiamo la possibilità di utilizzare un controllo universale remoto, quindi per esempio accensione, come vedete qui fa una specie di brute force con tutti i codici possibili. Adesso vediamo tra quanto si accende la mia Sony Bravia A1. Ancora una volta lo appoggio a terra. Ah, si è accesa praticamente subito, siamo al 22%, perfetto. Alternativamente si può andare a selezionare il singolo dispositivo, qui ho installato un'intera libreria di dispositivi di tutti i tipi. Nello specifico andiamo su Dyson Fan, scusate, ho premuto sbagliato. Come vedete va ad accendersi, abbiamo la possibilità anche di fare heat up e accendere per esempio, vedete, il calore. Molto interessante anche la funzionalità NFC, che ovviamente è posizionata nella parte posteriore, possiamo leggere delle card NFC di qualsiasi tipo. Attenzione, anche qui ci sono varie limitazioni, perché non tutte le carte possono essere semplicemente duplicate. NFC può essere ovviamente la carta
di pagamento che utilizziamo abitualmente sul nostro dispositivo, ma non può essere duplicata perché c'è tutta una parte criptata. Molto interessante secondo me il fatto che possiamo leggere per esempio le card degli hotel, quelle lì utilizzano un sistema piuttosto vecchio, devo dire. Signori, stazione di Rotterdam, biglietto della metro, del treno, e proviamo a duplicarlo con la funzione NFC. Ecco qui. Perfetto, legge una Mifair Ultralight numero 11. A questo punto possiamo o leggere i dati contenuti all'interno, oppure, ancora più interessante, salvarla, chiamarla My Anomalia, ok? Funziona! Funziona! Ha funzionato! Ok signori, questa cosa mi ha lasciato abbastanza di stucco, non pensavo funzionasse, chiaramente funziona con le Mifair Ultralight, in questo caso il formato abbastanza semplice con cui sono fatte queste card della metro qui di Rotterdam, e ovviamente questa io l'ho comprata, quindi è un'abilitazione comunque pagata, serve solo a far capire quanto è semplice imitare queste tecnologie. Quindi, richiamoci su NFC, la giriamo magari... Black. Ok, ha rilevato il fatto che è una carta Mifair Classic, sta facendo un attacco a dizionario. Ok, una volta finalizzato il processo, come vedete, avete la possibilità di salvare questa carta, chiamarla come volete chiaramente per poterla utilizzare, eccola qua, e poi di emularla, così sta emulando effettivamente la carta che ha cercato di craccare. Come vedete c'è tutto un sistema di dizionario che serve per attaccare i vari settori di cui sono composte queste carte, si chiamano Mifair se non ricordo male. Facendo questi tentativi con i dizionari, tra l'altro ho aggiunto anche, vedete, 2000 parole, 2000 tentativi, 2000 voci di questi dizionari che si possono trovare online per andare a migliorare queste performance. Non tutte le carte possono essere craccate, ma stanno lavorando ad un sistema, diciamo, algoritmico che vada a craccarle in maniera molto più specifica. Dove sta la pericolosità di questa roba? Che siete in hotel, una persona appoggia la chiave della sua camera vicino a voi, blip, la duplicate, la craccate in pochi minuti all'interno direttamente del Flipper Zero e poi sparite come foste dei fulmini. Ad aprirgli la camera, a rubargli tutto quello che c'è dentro e ad andare via. Insomma, diciamo che le potenzialità sono veramente infinite se volete fare del male, ma serve anche a capire quali sono i punti deboli del sistema in cui viviamo. Quindi l'idea è quella di conoscere, avere proprietà, poter fare tutto, non fare nulla e cercare di proteggersi con delle contromisure adeguate. Oltre a questo abbiamo la possibilità di utilizzare questi iButton che vedete qui nella parte inferiore, non ne ho a disposizione per questo specifico test, nel senso che sono delle cose che funzionano molto bene in America, che hanno tantissimo in America, qui in Italia non si usano praticamente mai, sono delle chiavette quelle che di solito si utilizzano per il caffè o per gli accessi in alcune aree dedicate di alcune aziende, serve ovviamente la possibilità di avere un accesso fisico, potete leggerle e duplicarle direttamente nella parte posteriore, è una cosa molto figa ma che diciamo non è così ritrovabile qua in Italia. È molto utile anche la funzionalità Bad USB. Che cos'è? Allora, qui all'interno sono installati dei proof of concept, non è veramente qualcosa di malevolo, ma come funziona? Una cosa che si fa anche senza questo Flipper Zero, qui vedete c'è uno USB di tipo C, potete connetterla a un qualsiasi computer, di solito si fa con delle chiavette dedicate. Praticamente se avete gli accessi ad un computer, ad un dispositivo connesso anche alla rete magari ancora meglio, infilate questa chiavetta USB e avete praticamente privilegio di root, perché questa chiavetta simula il comportamento della tastiera che ha gli accessi a tutto il sistema. Potete aprire un terminale se siete su un computer Windows, un prompt dei comandi, e andare ad iniettare qualsiasi tipo di segnale, che può essere duplicazione di file, salvataggio di informazioni riservate, ogni cosa può essere fatta semplicemente infilando una USB normalissima all'interno di un computer, quindi occhio quando siete in biblioteca, quando andate in giro, che nessuno infili niente nelle vostre proprietà. Nello specifico anche lei può, insomma, agire in questo modo, un cavo lungo, si va ad infilare dietro a un computer, plac, faccio partire il payload, stacco e me ne vado, sparisco nel nulla. Dopodiché abbiamo la possibilità di utilizzare autenticazione a due fattori direttamente con questo piccolo oggetto, che può essere una cosa comoda, serve moltissimo di questi tempi per proteggersi, nel senso che lo sapete meglio di me quanto è diventata pericolosa, è pericoloso il mondo delle password, quindi avere una autenticazione a due fattori integrata qui dentro è un nice touch. Dopodiché abbiamo la possibilità di installare plugin, installare dei piccoli giochi e andare in qualche modo a divertirci con dei giochini, insomma, abbastanza stupidi, però si può installare qualsiasi cosa, un orologio e basta. Ma secondo me le potenzialità sono veramente infinite. La parte bella è che c'è una community veramente nutrita che sta sviluppando sia software da installare all'interno, sia ulteriori add-on da installare nella parte superiore grazie appunto a queste porte, e le possibilità sono infinite. La potenzialità hardware è poca, ma ci sono tante antenne che normalmente non riuscite ad avere, ok? Quindi
è un hardware che è dedicato, che costa anche relativamente poco per quello che offre, ma soprattutto è un giocattolo molto affascinante per fare dei test di penetrazione e di sicurezza, ripeto, sulle nostre proprietà, sulle cose che possiamo controllare, senza andare ad effrangere la legge, perché ovviamente, come potete immaginare, è tutto assolutamente perseguibile e pericoloso. In ogni caso lo trovo fantastico, mi ha divertito tantissimo, mi ha riacceso una marea di lampadine nella vita che avevo un po' lasciato soppite, quindi adesso cercherò di divertirmi a capire che cosa si può fare, perché secondo me andare oltre i sistemi, andare oltre una forma di sicurezza pensata da qualcun altro, è la cosa più bella e più liberatoria che c'è, nel senso che è veramente ti lascia un sapore di conquista, un sapore di intelligenza che non trovi da nessun'altra parte, quindi super consigliato. C'è bisogno di avere per le mani un Flipper Zero per fare questo? Ma assolutamente no, è un approccio che potete sviluppare nella vita per qualsiasi altra cosa. La parte bella è pensare fuori dagli schemi, pensare in modo laterale, cercare di oltrepassare un ostacolo e utilizzare questa famosa mentalità hacker per cercare di essere migliori ogni giorno di più, migliori di se stessi, migliori di qualcun altro che ha messo una protezione che voi siete riusciti in qualche modo ad aggirare. La segnalate, segnalate la vulnerabilità e poi siamo tutti felici. Quindi, che altro dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono divertito tantissimo a mettere in piedi quello che avete visto in questo video e spero che vi sia piaciuto anche il prodotto. Ho aspettato anni, non vedevo l'ora di fare questo video, mi ha gasato tantissimo metterci finalmente le mani. Lasciatemi un bel commento qui sotto, un bel mi piace, fatemi sapere se ne volete uno anche voi, perché adesso è acquistabile, anche se non ci guadagno assolutamente nulla. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.